Perché c'è stato questo miracolo. È stato questo miracolo. Sì. Signore e signori, signore della corte. Ma che dice? Che siamo al tribunale? Lei ci finisce al tribunale. Ma che voleva mettere una cosa e ne ha messa un'altra. Io voglio dire che noi altri o paesi ci abbiamo un convento. Ci abbiamo un convento. Sì. Questo convento che è diventato un luogo di pellegrinaggio. Certo. Perché è avvenuto questo miracolo. Ci abbiamo tre monaci. Che sono Fra Girolamo, sì. Fra Gino, sì. E uno che avevi i ammi così, lo chiamano Fra Parentesi. No! Come abbiamo considerato da così, lo hanno soprannominato. Padre Carmelo, ti chiedo scusa, sì. Allora? Sì, non su Parrini, sono frati. Ma che vuol dire? Sono frati, sei uguale, su Parrini. Si attenta a quello che dice, se non si può raccontare non lo racconti. Perché è la verità. No, no, perché... La verità la si può sempre raccontare. Sì. Signor La Rosa. Sì. O paesi c'erano due signore sì. che da tanti anni sbramavano di diventare mamme. Sì. Avevano questo desiderio sì. e non ci potevano essere mai mamme. No. Una era a moglie di Don Peppino Badesicchi sì. e l'altra a moglie di Don Biagio, detto Umoddo, così di soprannome. Finalmente si conoscevano. Amavano i bambini degli altri, ci avevano i nipoti, ma non ci avevano un figlio loro. Mm. Un giorno, come fu e come non fu, che poi si sa come fu, certo. Una delle due signore ci disse all'altra, che ci diede che la bella notizia. Certo, la bellissima notizia. Notizia che, capisco, che era rimasta incinta. Bene, che bellezza. Ma ci pensate? Ma ci pensate? Ci pensiamo. Se ne stanno furtendo. Ma ci vogliono pensare, se lei ce lo racconta ci pensiamo. Che quella restava incinta il sogno della sua vita sì. e ci disse alla sua amica e la sua amica tutta affannosa ci disse ma come hai fatto? Ma come hai fatto? E chi desiste dice me la chiamai un documento. No, la prego. Mi ho detto un'Ave Maria E ho rimasta incinta. Vabbè. Nella chiesetta, perché il convento è grande, c'è una chiesetta vicina. Sì. Sono andato avanti alla chiesetta vicina, su dopo le ai, mi rapero, ho detto un'Ave Maria piangendo, e ho rimasta incinta. Vabbè. E allora sta signora, giustamente, dice, ma come? Ma io non mi ne chiamo commento magari. Beh, se basta questo. Eh? Se basta questo. Ah, io ho capito, Sebastiano, non c'entra Sebastiano. Allora signora se ne chiamavo o commento arrivavo da chiesetta cominciavo a chiangere prima sì, perché doveva per prepararsi e tuppoliava che le nocchiole delle dita che ci usciva che anche il sangue e che non ci aprivano finalmente quando proprio non ne porti più che se ne stava anche andando quando era disperata finalmente piglia e ci rapero come ci rapero il padre ci disse scusa dice ma che modo è dice, qua ci sono gli orari la chiesa non è aperta non è che a tutte le ore non è che a tutte le ore e allora che facciamo gli portonari che siamo ci sono degli orari precisi scusa l'orario ce l'hanno magari i carabinieri tutti ce l'hanno gli orari signore scusi noi ora non necessario mi scusi dice però siccome che c'era un motivo importante e dice qual è questo motivo così importante che stavamo mangiando dice siccome la mia amica mi ha detto che è venuta qua che si è detta in questa chiesa un'Ave Maria e che è rimasta incinta siccome pure io vorrei diventare mamma che voglio rimanere incinta sogno qua per dirmi l'Ave Maria signore c'è riso o frate signore! Quante volte gliel'ha detto? Perché era incazzato. Arrabbiato, sì. Signore! Sì. Intanto ci disse che non è stata un'Ave Maria, ma è stato un Padre Nostro. Sì. E poi l'abbiamo trasferito. Già, perché non c'è una cosa trasferita. No. Vabbè, l'abbiamo capita. Se avete bisogno di questi miracoli, venite a paese. Ma il suo paese non esiste, non esiste. Vabbè. Il signor Vittorio Scalisi venga qua. Venga. Ma che dice? Che cosa dice? Signor La Rosa, di chi è questo? Di questo di Nello che deve. Ah, quando canterà? Sì, no, sta cantando. Io mi sistemo lì tra il pubblico e prepariamo. A posto siamo stasera. Senta, io... Chido, e lei e cane ne potevo dire. Va bene. Lei resista perché deve resistere. Allora.
Io volevo fare un saluto. Lo faccio. Volevo salutare il signor Mimmo Cardillo che ci sta vedendo, AI di Catania, di Catania. E poi volevo, se lei me lo consente, anche perché c'è un gruppo qua dei cabarettisti palermitani, volevo salutare tutta Palermo e tutti i palermitani. È stata a Palermo per che due sono settimane. Venuti a vedermi al teatro al massimo con un affetto. Palermo, grazie, grazie di cuore. Allora, senta, signor Itterio, io devo dire una cosa, lei ha fatto tantissime cose in tanti anni qui ed insieme, ma devo dirle che la gente chiede sempre una vecchia sua riflessione sulla storia. Una storia sul mi vergogno di dirlo, sul maialino di suo. Tutto nasce, signora Rosa, dal fatto che noi che viviamo in un paese dove c'è la campagna, la nostra ricchezza non sono i denari. No. Non sono i denari, difatti non me ne danno. Sono gli animali, signora Rosa. Allora, quando lei dice questa situazione qui e mette vicino animali, signora, ci mette una virgola. Perché lei è pervenuto e ci pare che io ci... Io sono pervenuto dove? C'è nel senso che è scandaliato e ci pare che io ci faccio la battuta. Allora, metta la virgola. Per noi che siamo in campagna, la ricchezza è la terra e gli animali, signora Rosa. Allora, per noi è importante avere tanti conigli. Per noi è importante avere tante galline, per noi è importante avere la mucca. Tante bestie, signor Litterio. Esatto, signora Rosa. E allora... Benissimo. Non si può stare tranquillo. Vabbè. Avere la pecorella, avere la capretta, avere la mucca. Certo. Eccetera. E avere il maiale. Certo. Avere il maiale, perché del maiale non si butta niente. Esatto. Del maiale non si butta niente. Ora, siccome praticamente che cosa è successo? Che mio cugino Alfio, sempre lui. A proposito, Nello, mio cugino Alfio c'aveva un maiale, un porco. Maiale. Perché al mio paese il lunedì si fa una bella fiera. La domenica si fa una bella fiera dove vendono attrezzi da mangiare, di tutto, cose per lavorare e vendono anche animali. Certo. Cioè, mio cugino Alfio si accattava questo porco e su portava a casa. Sì. Oh, ma un porco cresce presto. Certo, ingrassa. Cresce presto. Io non manco passare una para di mise o a dire due porchi c'è tanto. Si fece un burcone, signora Rosa. Va bene, pausa virgola, signora Rosa. Sì. Allora, ad un certo punto era pronto perché era arrivato in età da marito. E ci voleva la porca. La paiana, la signora. La porca non ce l'aveva. Va bene, Se ricordavo che un nostro compare, che sta a 5 km di distanza. Un altro paese. Io dovevo la porca, ci mancava la porca. Sì. Ci mancava la porca. Sì. Visto, aveva un porco che era una cosa da esposizione. Sì. Un coso lungo di cadda, un bacio. Io ho avuto tanto, signor La Rosa, ma mascolazzo. Sì, va bene. Magari causa si metteva. Sì, i pantaloni si mettevano. Cioè, stavamo parlando di un porco di chi di quelli giusti. Una funciatanda. Sì. A dell'era si poteva mettere da caldo. Va bene. Basta. Allora, questa porca, mio cugino, che fai? Dice, ce l'hai a portare, no? Allora io dicevo, va là, piglia sta porca una mattina, un ancora 60 kg. Certo, 60 kg, si avvicina, andà là, fa un sforzo di carro. Alapa, a chi andà là, mette a moto, alapa non parte mai il primo colpo. Cioè, c'è per dare quattro colpi. Va bene. Finalmente partivo, che un colpo di la frizione non ce l'ha perché funziona tanto bene. Quindi appena ci mette la prima già gli da parte. C'è il saltino. E partivo. 5 km di strada sterrata, buche, sassi, pietre, da porca da rete, da pavandocca, già funge l'aveva tanto, ci avevo andato tanto da quando te l'avevo andato. Tutto un musso, ci avevo andato un cosango pestato. Pare che stavamo messo un rossetto. Basta, finalmente arrivavo nei miei compari. Cioè, mio compare per fortuna era che se ne stava indo. E lui dice, suo compare, dice una cortesia, so come c'hai ori, c'hai porca, mi manco porco, posso utilizzare un porco. Ui, compare, avete voglia? Anzi, ci diamo mezz'ora di svago. Va bene! Lei queste cose ne può capire. Non mi interessano queste cose. Ma perché lei lo sa, quando un uomo e una donna si incontrano è una cosa piacevole. Lo so. Ma lei ne può essere, ce l'ha contato qualche volta. Ce l'ha raccontato, perché poi ne parliamo. Sì. Basta. Allora, piglia sta porca e abbiando porco, due porco.
come si viste da porca. Sì. E che ci passa? La panna caduta dal cielo. La manna, la manna. La manna caduta dal cielo. Ido, niscivo tutto ta, tutta casa annacava. Prima signora Rosa pare che asdinnava. Ci ci girava tutto attorno e attaliava. Faceva il difficile. Facevo il difficile. Ido un poco buttanella. Ido un poco buttanella. Invece si faceva vedere. Ida italiana, ci faceva la camerata, insomma, due porco porti a resistere quando? Manco un minuto. Sì. Poi il naturale di ogni, viene fuori, va di bene, ogni va persona bene. Viene fuori e dopo chi si chiama porco, va niente. Bene, va bene. Wow! Di un'aggressione. Hanno fatto quello che la natura quello prevede, che la natura deve prevedere. Va bene, giusto. Della cosa della procreazione. Esatto, bravo. Carossi e due porco e va bene. Ce ne eravamo usciti con la natura, lei ci deve tornare. Ci siamo usciti. La deve fare tutta? No, no, che sei bersagliere. Bersagliere. Basta, tagliamo. Dopo che sai di mensura, si arretrerà un mio compare. Mio compare, ma ancora dice casi. Può portare questo è stata coperta, tutto si dice fatto. Così. Sì, vedrai che nasceranno i maialini. Perfetto. La prova è che se domani mattina la porca appena si sveglia si mangia l'erbetta, vuol dire che è rimasta incinta. Sì. Se si mangia l'erbetta. Sì. Se invece si mangia il pastone o mangiare di sempre, vuol dire che non è rimasta incinta e che la deve portare di nuovo. Va bene. Io mi cognome dice, madre, speriamo che non stava incinta. Sì. Perciò pigliava la porca, mi senta la lappa, la senta la lappa, metta a moto, la lappa non parte, quattro coppe, si spila un razzo, metta prima, giro sterra, torna a casa. 5 chilometri, casa sterrata. Abbiamo portato la rendella, scusi. No, per dire. Siccome, e loro più lisci di lei che le vengono di dietro. Per dire, ma siccome finalmente. Tutti quanti più lisci di lei sono. Per dire. E una cosa. Arrivavo, mi si a porca al suo posto. Basta, scuravo l'indomani mattina comunque cantavo iado. La prova. Vediamo se mangia l'erbetta. Sì, non era più il portiere italiano. Da porca niscivo era un poco diversa. Sì. Sì, era un poco diversa, perciò io già stai vedendo diversa. Può essere che è rimasta in stato di incintezza. Sì. Che ora, e quindi vediamo se si mangia l'erbetta, se mangia l'erbetta. Passi che partivo verso l'erbetta, poi invece giravo, do pastone. E se mangiavo pastone. Ah. Come se mangiavo pastone? Che significava? Niente. Significava? Niente. Niente. Che non era rimasta in stato di incintezza. Certo. Piglia da porca, mettono da lappa. Stavolta attaccavo per evitare che andava sotto. Sì. Ci attaccavo i piedi, attaccavo un dopo assurdo, un dopo la cabina. Trasa da lappa, metta a moto, la lappa non parte, quattro corpi, spilo un razzo, metta prima, c'è una antenna, parto da corso, 5 chilometri, brutte. Perché è un blues di Nello Daniele, che? È davvero? Sembra una cosa blues. Se c'era la batteria, pareva. E allora? Un compare se ne stava yendo. Sì. Perciò io quando ero chi era di lontano, ci disse compare. Chi do compare era chi vacchi da sopra. Sipriamo come ho visto un'altra volta. Dice se c'è compare. Dice che c'è. E non ce ne disse ma giù. Bisogna fare un altro tentativo. Un porco! Sì. E chi lo da sopra? Un'altra volta! Sì. Cioè perché? E perché già ieri quando cioè, la prego niente. Ma c'è niente va bene cioè, io di lontano sì. Capo quando sei di lontano non ci mette manca a uccidere sì. Fai direttamente va bene sì. Ed è peggio perché non ti sente tanto siccome chi geste e allora io pigliavo da porca e abbiamo un do porco sì. Sì. Come si viste trovare la porca a passe con una volta sì, sì. Signora Rosa nisciu con fulare attaccato un do codice ah. E che si sentiva dottore Francesco che fa Delin Delon. Sì, Delin Delon, vabbè. Ah, si sentiva tutto cacocciola. L'uomo viene fuori, sì. Viene fuori l'uomo. No, viene fuori un porco. No! Porco! Vabbè. Perché c'è Signora Rosa nifici minnita di quella povera porca nifici minnita. Basta, io pigliavo a porca, andavo a mettere sopra la lapa, attaccavo tutta parte. Stanco, sudato, annoiato, traso una lappa, chiudo lo sportello, metto a moto, la non parte, quattro copie, si spiego, ora si metto a solo io, lo stesso, finalmente tornavo a Massaria
era pigliava porca e la posava a lei, non la faccio, ti prego. Speriamo. Speriamo che è rimasta in stato di incintezza. E si va a curcare. L'indomani mattino, come su cantavo viaggio. Oh, il Donepo manco un coraggio da facciarsi. Certo, era la prova. Ci disse a sua moglie, sì. Dice, ehi, arrivi, ehi. Così siamo di famiglia, certo, Mascoli, famiglia quella sera. Mascoli, gente che ne lavavamo una volta ogni tre mesi. Così. Chiedomi a cucciare affio quando i sasci d'ammazza e zanzare, signora Rosa. Non le dica queste cose mio almeno cugino per televisione. Affio, state, si mette così sì. E si attraversa tutta la casa di cusa. Tutti zanzare a volte. Certo, tutti certo, zanzare va bene. Basta, ci faccio. Che c'è? Dice, susati. Dice, guarda la maiala, vedi se la prova, padre Francesco, la prova. Vedi se la maiala si sta mangiando l'erbetta. Sì. Sua moglie e creatura si affacciava, da più un purteggio, poco poco, si accalava. Ma chi ci sta credendo? Non lo so. Non mi lasci fare il mio mestiere, scusi. Allora, mi stavo anche io lasciando Alfio, prendere da questa storia. Alfio impietrito nel letto senza muoversi. Sua moglie guardava e non ci dava risposta. Niente. E allora lui ci si dice, ehi, insomma, ehi, come vedevo? Sta mangiando l'erbetta. Chi si mutava ci si dice, quale l'erbetta, quale erbetta? Supra la lapa, che aspettativa. Il signor Litteio Scalisi. Mamma mia, Guido, scusami, ma...